parliamo di un bel regalo di Natale, devo dire. Infatti nelle prossime ore, giovedì, verrà rimosso il relitto del peschereccio Adelinda davanti al mercato ittico. Davvero una buona notizia, ne parliamo con il direttore del mercato ittico, Emanuele Mazzaro. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e un saluto a te, grazie di avermi chiamato. È un piacere, anche perché ti avevamo avuto un mesetto fa circa, no? Per parlare proprio di questo peschereccio, questo relitto che naturalmente non era un bel biglietto da visita lì proprio davanti a quello che è il mercato ittico. Avete lavorato in maniera frenetica per riuscire a trovare una soluzione, finalmente 1° dicembre arriva la buona notizia. Sì, infatti speriamo che la cosa vada in porto. Nel senso che il recupero non è facile, tra l'altro, no? Non è facile, è un'operazione molto complessa e poi chiaramente è servito l'intervento di diversi enti, perché c'è la competenza dell'ex magistrato alle acque, la disponibilità dell'impresa e di Bosco Lobielo, che dovrebbe effettuare l'attività dell'intervento, l'intervento dell'amministrazione, dei vigili del fuoco, la capitaneria di porto, il mercato, quindi insomma una cosa molto complessa. Poi l'operazione si svolgerà in 2 giorni, quindi ci sarà il primo giorno, che è domani, che dovrebbe essere portato il pontone per iniziare le attività, però il clou vero e proprio, cioè il sollevamento del relitto, dovrebbe avvenire giovedì. In più, tra l'altro, c'è anche brutto tempo. E questo è vero, c'è pure l'acqua alta, hai ragione. Esatto. Però insomma, confidiamo di riuscire a fare l'operazione. Ecco, questo per dire come una cosa che sembra anche semplice, no? Dice, vabbè, bisogna tirarlo su. In verità, poi per mettere in moto tutta la macchina ci vuole un sacco di tempo. Ed è anche complesso. Eh sì, perché bisogna tirarlo su, ma bisogna anche svuotarlo dell'acqua, quindi va tirato su, svuota, poi è molto pesante, chiaramente, chiaro. Va svuotata l'acqua, poi sollevato, messo sopra a un mezzo che lo traini poi a destinazione per la distruzione. Perché il destino è quello, insomma, ma il peschereccio effettivamente era un relitto. Senti, allora, questa è la buona notizia, il bel regalo di Natale, però credo che davvero il mercato abbia bisogno di un altro tipo di regalo di Natale, che sarebbe quello della riapertura di quelle che sono le attività, quindi ristoranti, locali, che sono credo uno dei vostri grandi bacini di consumo, perché in questo momento c'è una grande flessione dei consumi ed è questo forse la nota più dolente per quanto vi riguarda, no? Purtroppo noi adesso scontiamo un risultato di fatturato all'interno del mercato che si attesta al meno 20%, direi, su base annua rispetto all'anno scorso, e questo è il periodo in cui di regola aumentiamo il fatturato, perché chiaramente andiamo verso le festività. La chiusura dei ristoranti è una penalizzazione molto importante, seppur chiusura solamente per la sera, ma chiaramente gli effetti sono molto gravi per l'intera filiera. Poi immaginiamoci il pranzone di Natale, il cenone di fine anno, altri momenti di consumo elevatissimo. Eh sì, il pesce poi è un classico del Natale, no? È vero. È un classico, e quindi non avere la possibilità di portare a tavola di tutti noi il pesce la sera della vigilia, ma poi anche del Natale, ma in generale di tutte le festività, ecco, per quanto riguarda i ristoranti è una penalizzazione molto grave che inciderà, speriamo che questo non avvenga, anche se non ho moltissime speranze. Chiaro. Sarebbe anche sufficiente magari un qualcosa di controllato, io chiaramente la sicurezza soprattutto, riuscire a fare qualcosa di controllato per garantire l'una e l'altra cosa sarebbe l'ottimo, cosa a cui aspireremo tutti. Non c'è dubbio. Tu che hai il contatto diretto con la marineria, come stanno vivendo gli operatori questa situazione? C'è bisogno di aiuto? Che cosa ti chiedono in questo momento? Beh, adesso sono anche bravi, perché cercano ovviamente di organizzarsi in modo da poter uscire nei giorni, non tutti i giorni eventualmente, quindi organizzarsi per portare comunque all'interno del mercato il prodotto e garantire un prezzo comunque buono, perché poi il rischio è quello di andare, di pescare, di uscire, di portare a casa un quantitativo di prodotto importante e svalutare il prodotto e non poterlo vendere, e quindi c'è una riduzione, una contrazione del prezzo che è già adesso
insomma è intorno al 7% rispetto all'anno scorso, quindi già i prezzi sono buoni per chi compra, diciamole così, un po' meno per chi vende. Sì, senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, speriamo davvero di avere buone notizie al più presto, insomma, per la marineria di Chioggia, che sono un po' una delle come dire, una sorta di spina dorsale anche delle attività economiche della città, per cui effettivamente è un termometro importante per capire come si muove poi anche l'economia della città di Chioggia. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti gli radiospettatori. Un saluto. Grazie mille. A presto. Abbiamo parlato con il direttore del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, Emanuele Mazzaro.